La proroga ai lavoratori dell'ex consorzio di bacino per svolgere il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti in comando almeno per un altro mese e poi la costituzione di un'azienda speciale. Queste le strade individuate dall'amministrazione comunale del sindaco Bottone per uscire fuori dal tunnel dell'emergenza rifiuti. I tempi stringono e l'amministrazione comunale è al lavoro per chiudere l'intera partita entro la fine del mese di maggio. La questione è stata affrontata anche durante un consiglio comunale. Piovono le critiche intanto sull'amministrazione comunale e giungono non solo dai consiglieri di minoranza ma anche dal consigliere regionale Alberico Gambino, che nei giorni scorsi proprio ai nostri microfoni, parlando anche dell'emergenza rifiuti, ha invitato Bottone e i suoi a dimettersi. La replica del primo cittadino non si è fatta attendere. Ancora non riusciamo a conferire, diciamo, in maniera ordinaria quella che è la produzione dei nostri rifiuti. Abbiamo anche fatto degli accordi, dei contratti con un'altra discarica e quindi presso la quale conferiamo altre 30 tonnellate di rifiuti al giorno, però se come ieri e come il giorno precedente io mando due macchine con quattro cassoni alla discarica e poi non mi fanno svuotare, quindi mi dovete dire noi dove possiamo conferire i rifiuti, e quindi obbligatoriamente, senza creare e spendere tantissimi soldi creando siti occasionali o andando ad attrezzarli in alcuni casi e in altri magari non attrezzati, e quindi facendo scorrere il percolato nel terreno, noi queste cose non le abbiamo fatte come Gambino per il passato ha fatto, e che quindi giudizi in corso ce ne sono stati e quindi delle denunce da parte delle autorità competenti ci sono state. Noi queste cose non le abbiamo fatte, noi abbiamo chiesto il sacrificio al cittadino di non conferire o di avere pazienza nella rimozione dei cumuli di rifiuti, però abbiamo fatto in modo di rispettare l'ambiente, rispettare le regole e le leggi. Di nuovo in aula per questa vicenda scottante dei rifiuti che tiene col fiato sospeso ormai da tempo la nostra città. In proroga al consorzio, ma già si è dato atto e mandato agli uffici di avviare l'iter per la costituzione dell'azienda speciale. Bene, sì, abbiamo trovato la soluzione meno indolore, diciamo, e ritengo che possa essere anche poi una soluzione da valutare anche per una definitiva situazione per il ciclo dei rifiuti, quindi quella della costituzione di un'azienda speciale, la qualcosa noi avevamo già immaginato, ecco, di fare, però non costituendo la nostra, però affidandoci agli altri enti che ne avevano già una in essere, però questo non ci è stato consentito, allora stiamo procedendo affinché il ciclo dei rifiuti possa essere fatto direttamente da una nostra azienda. Gli atti sono pronti, quasi, devo dire quasi, perché il responsabile, il dottor Rosolia, sta terminando una parte degli atti e poi ha bisogno anche del supporto di altri tecnici per poter completare poi l'intero pacchetto da sottoporre all'attenzione dei consiglieri comunali per l'approvazione. Questa ulteriore proroga ai dipendenti in comando, ai dipendenti ex consorzio di bacino, quanto durerà? Abbiamo previsto altri 30 giorni, ci auguriamo anche di completare prima la strutturazione dell'intera determina per quanto riguarda la nascita dell'azienda speciale, e così come io avevo necessità di prorogare i dipendenti perché abbiamo una situazione emergenziale in corso, quindi anche attraverso delle mie ordinanze abbiamo avuto modo di verificare un poco tutti quanti che c'è una situazione per quanto riguarda i rifiuti di emergenza. L'ho scritto e l'ho richiesto alla prefettura, alla regione, alla provincia per avere un supporto in questa fase particolare.